Covid, contagio in salita, blitz al rave fuori legge. Altri 377 positivi, la curva supera il 6%. Nel bollettino si registra anche un decesso, in aumento i ricoveri ordinari. I carabinieri intervengono sul Vesuvio, scatta il fuggi-fuggi. Identificati in 20, ma i partecipanti erano centinaia. Napoli, il comune taglia il disavanzo, ha approvato il bilancio, il sindaco De Magistris e l'assessore alle finanze Galiero annunciano un miglioramento dei conti pari a 150 milioni. Abbiamo garantito la tenuta della città, le parole del primo cittadino. Vaccini nella Movida, i giovani apprezzano, ad Avellino il camper dell'ASL nei luoghi di ritrovo dei ragazzi continua ad avere riscontri positivi. Anche ieri lunghe file a Via De Concilis per sottoporsi al siero. Da martedì nuovo tour in provincia, 8 positivi nelle ultime ore. Stretta sugli alcolici, prime multe a Salerno. Dopo l'ordinanza regionale scattano controlli e sanzioni nel fine settimana. L'ASL intanto punta ad accelerare la campagna vaccinale dopo Ferragosto, ma preoccupano i contagi nelle località turistiche del Cilento. Tornano i turisti, Benevento, c'è fiducia in città, si rivedono i visitatori, anche se si tratta per adesso solo di piccoli gruppi provenienti da Lazio e Puglia. Il presidente della Proloco, Petito, si dice ottimista e annuncia i nuovi eventi culturali in programma in città. Amichevoli estive, con occhio al mercato, De Laurentiis non dimentica l'ammutinamento e chiede 65.000 euro a Isai. La Salernitana chiude il ritiro con la sfida al Palermo in casa Benevento, ore decisive per il mercato, pari per l'Avellino in amichevole a Campobasso. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e come avete sentito in primo piano anche oggi c'è l'emergenza coronavirus con i positivi e i ricoveri in aumento. La curva del contagio risale sopra il 6%, ma intanto continuano gli assembramenti selvaggi, blitz sul Vesuvio dove era in corso la scorsa notte un rave party abusivo. Vediamo. Contagi e ricoveri in aumento da Covid e la Campania rischia la zona gialla. Sono 377 i nuovi casi di coronavirus su 6.129 tamponi processati e si conta un nuovo decesso. Sono 12 ricoverati in terapia intensiva, 218 i malati in aree di medicina Covid. E nelle stesse ore in cui il governatore De Luca ha emanato l'ordinanza anticontagio con la proroga delle normative restrittive su Movida e verifiche sugli arrivi a Capodichino a Campione, risale la curva dei positivi. Nella nuova ordinanza si proroga il divieto di vendita di alcolici da sport dopo le 22 fino alle 6 del mattino per chioschi, bar, ristoranti, pub e altri locali. Saranno multati anche gli avventori, sorpresi a consumare alcolici in aree pubbliche e di ritrovo. Ma non solo, De Luca predispone tamponi a Campione nell'aeroporto di Napoli per evitare il dilagare di varianti complice l'arrivo a catena di turisti dall'estero. I sorvegliati speciali dunque sono i giovanissimi. La scorsa notte blitz sul Vesuvio per un rave party abusivo con 20 segnalazioni dai carabinieri di Ercolano. Intanto martedì partono i vaccini nelle zone di mare della costiera amalfitana fino al Cilento. Si parte da Marina di Camerota e Palinuro, ma ci saranno tappe dell'unità mobile anche in altre località, grazie all'intesa tra ASL Napoli 1 ANCI e ASL di Salerno. E adesso cambiamo argomento, parliamo dello stato delle finanze del Comune di Napoli che taglia 150 milioni di euro di disavanzo. È stato approvato il documento contabile, il bilancio, vediamo. La Giunta De Magistris ha approvato il rendiconto di gestione relativo al 2020 e il bilancio di previsione per il triennio 21-23. Palazzo San Giacomo rivendica risultati importanti sul fronte dei conti in un municipio dalle finanze disastrate e messo a dura prova, come gli altri, dalla crisi economica e sociale imposta dal Covid. Tagliati 150 milioni di disavanzo. Traguardo ancor più significativo, hanno fatto sapere dal Comune Partenopeo, tenendo conto delle difficoltà legate al recupero dell'evasione dei tributi e alla dismissione del patrimonio, attività che hanno risentito degli effetti della pandemia. Abbiamo garantito la tenuta della città e assicurato al prossimo sindaco di poter iniziare un percorso senza ulteriori barriere, hanno fatto sapere in una nota congiunta Luigi De Magistris e l'assessore al bilancio Rosaria Galiero. Questa città merita un passaggio di consegne e una continuità che abbiamo sempre salvaguardato e che fino alla fine abbiamo garantito, le parole degli esponenti dell'esecutivo nel rivendicare l'attenzione anche ai temi del lavoro e della riduzione delle disuguaglianze.
Tra i risultati sottolineati a corredo del Via Libera lo strumento finanziario, il piano di assunzioni per educatrici e scuole dell'infanzia, la stabilizzazione di circa 500 LSU del Comune e del personale impiegato per l'attuazione dei progetti legati al reddito di cittadinanza. Non solo, De Magistris ha anche sottolineato gli investimenti nel settore sociale e le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche. Ma restano le incognite, soprattutto per il futuro. Il decreto Sostegni Bis ha infatti stanziato 240 milioni di euro, anche se Palazzo San Giacomo aveva sottolineato la necessità di destinarne 285 per garantire i servizi essenziali. Intanto quella che sta per concludersi è stata una domenica col caldo da record. Intanto a Napoli tuffi ancora vietati alla Gaiola in Mare Chiaro ed esplode la rabbia dei gestori dei lidi finché si aspettano i nuovi esiti delle analisi dell'ARPAC. Il tratto di costa tra la Gaiola e Mare Chiaro resta ancora off limits per i bagnanti, ma sono tanti gli avventori che non curanti fanno il bagno in quello specchio d'acqua di Napoli. Una misura, quella dell'interdizione balneare, scattata a seguito dei risultati delle analisi svolte dall'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che vengono eseguite abitualmente ogni due settimane. I tecnici hanno provveduto al monitoraggio dello stato delle acque marine. Dai campionamenti effettuati è emersa la presenza di valori oltremodo fuori norma di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, i due indicatori batterici ritenuti cruciali per rilevare la contaminazione delle acque. Nei prossimi giorni in programma i nuovi prelievi per verificare lo stato di salute del mare napoletano, ma intanto l'ordinanza del Comune di Napoli era inaspettata, arrivata nel bel mezzo della stagione turistica e ha scatenato la rabbia dei gestori dei lidi, che chiedono di ristrutturare gli impianti di trattamento delle acque. Mare Chiaro, dicono, è sempre stata l'eccellenza delle acque napoletane. Tutto si chiarirà, siamo fiduciosi, ma non è possibile che ogni volta che piove a Napoli dobbiamo avere l'interdizione alla balneazione. È un assurdo. Oggi i soldi ci sono, spendiamoli per le infrastrutture che servono. Adesso la cronaca: una donna di origini straniere è stata trovata morta nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco nel Napoletano. A costarle la vita un malore in mare. A notarla sono stati alcuni bagnanti. Purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi arrivati tempestivi. E De Luca intanto ha appunto prorogato l'ordinanza con divieti per gli alcolici e a Salerno fioccano le prime multe. Sono stati sorpresi a bere alcolici in area pubblica dopo le 22 e per questo motivo sono stati multati. Primi provvedimenti a Salerno dopo l'ordinanza della Regione Campania, con la quale il presidente Vincenzo De Luca ha prorogato i divieti anti-assembramenti nella Movida. Nel bilancio dei controlli tracciato dalla questura si registrano altre due multe per chi non indossava la mascherina. Intanto l'ASL prova ad accelerare sulla campagna vaccinale. I riflettori sono puntati su Ferragosto, data oltre la quale sono attese importanti forniture di fiale che potranno dare uno sprint decisivo, soprattutto per immunizzare i giovani. Sicuramente riprenderemo con maggior lena la vaccinazione, con una maggiore presenza di dosi disponibili. Noi stiamo mantenendo il ritmo, ma se raddoppiano le forniture saremo in grado di raddoppiare il ritmo e forse riusciamo a chiudere anche prima. Ben vengano vaccini Pfizer, vaccini Moderna, sono lo strumento che abbiamo in questo momento per continuare. Ma preoccupano i dati dei contagi, specialmente in Cilento. Le località turistiche stanno vivendo giorni complicati per l'aumento delle infezioni, in particolare a Vallo della Lucania, Camerota e Villamare di Vibonati, dove si registrano contagi soprattutto tra le comitive di giovani. I sindaci tengono alta la guardia, chiuse già diverse attività commerciali. Intanto ad Avellino il camper dei vaccini nelle strade della Movida è un vero e proprio successo. Vediamo come sono andate le cose. Covid, 8 nuovi contagiati in Irpini, a 333 i tamponi analizzati, 2 positivi si registrano a Pago Vallo Lauro, poi uno a testa ad Avellino, Cesinali, Domicella, Montemiletto, Paternopoli e Sperone. Intanto proseguirà il tour del camper della salute nei principali comuni della provincia almeno fino al 9 agosto. Nelle ultime 24 ore sono 3.254 le dosi di vaccino somministrate, di cui 267 al camper che ieri sera ha stazionato nei luoghi della Movida a Via dei Concili. Tanta gente in fila, ragazzi in qualche caso accompagnati dai genitori che hanno sfidato il caldo a partire dal pomeriggio pur di sottoporsi al siero. Personale dell'ASL che distribuiva i numerini e polizia e carabinieri che controllavano affinché le operazioni procedessero regolarmente senza assembramenti. Il caldo fa un po' un ostacolo, però si fa lo stesso. È molto importante e ringraziamo anche la regione, i centri medici che danno disponibilità e ci mettono a disposizione, ecco, questi camper, i palazzetti affinché tutti possiamo essere vaccinati.
vaccinati al più presto. Comunque noi siamo giovani, quindi per entrare in un bar, in un ristorante serve il vaccino, quindi sì. Vaccinate, certo, dobbiamo essere tranquille, no? E i ragazzi stanno qui. Ho sempre creduto che forse è giusto vaccinarsi. Intanto si sono registrate pochissime presenze in Piazza Libertà per la manifestazione No Green Pass annunciata nei giorni scorsi. Intanto nel Sannio procede la campagna vaccinale, ma scende in campo l'ASL con un piano straordinario per le immunizzazioni che ci saranno proprio nel mese di agosto. Vediamo. Comunicheremo ai nostri utenti le aperture settimanali dei nostri centri vaccinali, in modo da poter garantire e continuare logicamente le vaccinazioni. Ad assicurarlo il direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe, che per il mese di agosto annuncia un nuovo programma di aperture dei centri vaccinali nel Sannio. È un periodo anche di ferie che secondo me sono veramente dovute per i nostri dipendenti, però noi continueremo a stare aperti, logicamente non potremo garantire al 100%, perché abbiamo anche altre attività, quindi però noi garantiremo per il mese di agosto le aperture dei nostri centri vaccinali con un nuovo calendario che prevederà minimo 2 giorni di apertura per ogni centro vaccinale. Ed in vista del nuovo anno scolastico il direttore dell'azienda sanitaria chiarisce. Noi come regione, l'ha detto più volte anche il nostro governatore, assolutamente non vogliamo la DAD. Per fare questo c'è bisogno di uno sforzo da parte dei giovani, da parte delle famiglie, come dico sempre, perché noi siamo riusciti ad avere il 100% della popolazione per quanto riguarda il personale ATA e per quanto riguarda i professori sono stati vaccinati. Adesso l'ultimo scoglio è proprio quello dei ragazzi. Un invito rinnovato anche dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che sui social ha ribadito l'importanza di aderire alla campagna di immunizzazione. Siamo purtroppo alla quarta ondata ed è mio dovere istituzionale insistere sui piani vaccinali, ha scritto il primo cittadino, rivolgendo attenzione anche all'aspetto economico. La quarta ondata, avverte, può rischiare di gelare la ripresa economica, di qui l'appello alla responsabilità da parte di tutti. E quella che sta per concludersi è stata una domenica di lavoro record per i vigili del fuoco anche in Irpinia, impegnati per molte ore nel domare un incendio in un vecchio casolare abbandonato nel comune di Grotta Minarda, in Contrada Bosco, in Valle Ufita. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento della fiamma e delle messa in sicurezza dell'area. Sono state impegnate 3 squadre dei caschi rossi, quella di Grotta, di Montella e una proveniente dalla sede centrale di Avellino. Nel weekend i caschi rossi di tutte e 5 le sedi distaccate sono stati impegnati in molti interventi per incendi che hanno interessato boschi, macchia mediterranea e sterpaglie. E parliamo ancora di ambiente, perché a Benevento migliorano i dati della sperimentazione sulla raccolta dei rifiuti. Dopo un inizio un po' lento c'è stato un incremento che fa ben sperare. L'amministratore unico dell'ASIA, Donato Madaro, traccia un primo bilancio sull'attività di sperimentazione che l'azienda, che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti a Benevento, sta conducendo al rione Ferrovia. Da qualche settimana, infatti, l'intero quartiere sta sperimentando la tariffa puntuale, che consente ai cittadini di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti e non più in base ai metri quadri dell'abitazione. Sta prossimamente bene, perché dopo la prima settimana noi siamo nei giri, c'è stato un incremento anche nel ritiro, per cui stiamo andando buon più nel punto. Noi i risultati lo faremo al termine di 4 mesi, noi dobbiamo correre una sperimentazione, come tale ci sarà un passaggio graduale da parte dei cittadini a questo sistema con un campione significativo che poi ci consentirà di proseguire successivamente. L'obiettivo è dunque mettere a punto ogni dettaglio e rendere il sistema perfetto ed esportabile dal prossimo anno sull'intera città. Dalle aree interne al Cilento l'area è stata dissequestrata dalla Procura e l'intesa è stata raggiunta, una vera e propria svolta per la spiaggia del Mingardo a Camerota, dove è stata riaperta un'area sosta per i turisti. Vediamo. Nuova area di sosta a ridosso di uno dei luoghi più famosi del turismo cilentano. Dopo una trattativa non semplice si è arrivati all'intesa sull'uso dei beni civici e dunque al Mingardo di Camerota sono finalmente operativi da questo fine settimana i nuovi parcheggi a disposizione dei visitatori. Arriva dunque a soluzione un'annosa questione che si trascinava da tempo, anche per via del sequestro disposto dalla Procura di Vallo della Lucania. Ora la stagione turistica in questa perla del Cilento può andare avanti con maggiore fiducia, come spiega il sindaco Mario Scarpelli.
Carpitta. Qui sul Mingardo c'è già una grande affluenza, quindi è una giornata storica ed è veramente un momento importante soprattutto per chi orbita in queste aree, sia per chi ci lavora e quindi potrà dare più opportunità di lavoro, ma soprattutto per i turisti che vivevano notevoli disagi. È l'ennesimo grande risultato di questa amministrazione, ringrazio tutti, dagli assessori ai consiglieri, alla ovviamente parte tecnica che ha fatto un lavoro importante, alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per aver attenzionato questo problema, agli usi civici, la Regione Campania per aver consentito il cambio di destinazione d'uso di quest'area. Noi andiamo avanti per risolvere i problemi dei nostri concittadini, avanti così. Intanto il turismo riparte anche nelle aree interne. A Benevento tornano piccoli gruppi di turisti dalla Puglia e anche dalla capitale. Da Firenze a Benevento, per consolidare un legame tra le grandi città d'arte e di piccoli borghi altrettanto ricchi di storia e cultura. L'iniziativa della Proloco Samnium, pronta ad ospitare presso in città una mostra dedicata al capoluogo toscano. Lo scopo è appunto il nuovo sistema NFC per quanto riguarda la lettura sui telefonini, praticamente di questa mostra itinerante. Ovviamente poi auspichiamo di formare anche noi dei cartelloni per quanto riguarda la città di Benevento con questo sistema di lettura e proporci poi a novembre alla manifestazione internazionale a Firenze. Un nuovo progetto dunque per incentivare il ritorno dei turisti nel Sannio, mentre si registra l'arrivo dei primi gruppi di visitatori, seppur con numeri ancora molto ridotti. Ci sono dei gruppi, sono gruppi ovviamente di piccola entità, quindi 10-15 persone massimo, la ripresa è lentissima, però voglio dire qualcosa si sta muovendo. Nel Sannio, per poter consegnare alla Proloco gli scatti della mostra dedicata a Firenze, anche gli esponenti del movimento LBT. Il rapporto con il Sannio per noi è un rapporto storico ormai, il Covid ci ha solo leggermente rallentati, ma con la consegna alla Proloco Samnium della mostra Firenze nel mondo creiamo un altro punto, un'altra tappa della presentazione innovativa di un territorio che rappresenta un modo che è esportabile e che tende a valorizzare gli aspetti meno conosciuti. Da parte mia è davvero tutto, grazie ad Aldo Fenizia in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV.